Siamo con Mister Luna e Bomber Salvatore, un quarto, una semifinale, come dire, dalla doppia faccia, un primo tempo un po' contratto e poi si siete sbruccati, no Mister? Lo sapevamo, volevamo partire accorti e attenti dietro per cercare di non prendere gol e farli stancare un po', perché sapevamo i nostri punti di forza e le loro debolezze, eravamo convinti che sì, nel secondo tempo avremmo potuto far più male, quindi abbiamo preferito partire un po' più accorti all'inizio per poi provare ad attaccargli il secondo tempo e grazie a Dio è andata bene. E Domenico, entravi in area come la famosa pubblicità del grissino nel tonno. Ma diciamo che ho un gran supporto dalla parte della squadra. E questo per me è il secondo anno di calcio a 5, di cui il primo con loro dopo aver fatto la prima con la Sun 5. Sicuramente l'anno scorso ho cominciato a capire un po' i meccanismi, esatto, provenendo dal calcio a 11 venivo da tutt'altro mondo, dopo si è visto da tanto movimento, da tanto incontrare la palla, cosa che dall'altra parte non c'è stata, anche Bomber, adesso non mi viene il nome, scusatemi, tanto movimento e tanto sincronismo, soprattutto sì, tanto diciamo sincronismo. Che noi comunque generalmente basiamo il nostro gioco su questo, io gioco per la squadra gioca per me e anche per questo che probabilmente riesco a trovare così facilmente la via del gol. E dobbiamo tanto anche ai nostri mister che comunque ci seguono tanto, ci spronano tanto. Un futsal da Castelfidardo sempre in crescita, no Luna? Sì, la gioia più grande, a parte le certezze come il Bomber qui presente e altri giocatori, abbiamo perso anche giocatori importanti per infortuni gravi tipo il capitan Benigni, Nicola e altre persone importanti, però la cosa che più ci dà gioia a noi allenatori soprattutto è che i ragazzi che magari erano un po' più timorosi, un po' più indietro, hanno trovato una personalità incredibile, stanno facendo veramente bene e ci danno quel qualcosa in più. Complimenti ragazzi, allora ci vediamo per il ritorno e buona Pasqua. Grazie e buona Pasqua a tutti.